cosa consigliamo a chi decide di passare il Capodanno in casa? Un bel piatto per fare bella figura anche con i propri ospiti. Capodanno in casa è sempre una scelta un po' difficile perché penalizzata è sempre la padrona di casa, la quale riesce a stare molto più in cucina che a tavola con i commensali. Quindi io proporrei una cosa che propongo anche nel mio ristorante tra gli antipasti, abbastanza pratica, che si può preparare prima e che faccia bella figura. Quindi ho messo insieme dei gamberi, degli scampi, delle cozze, delle capesante e qualche verdura. Bisogna preparare questa roba. Io per praticità di tempo ho già preparato un piatto quasi pronto, in maniera che non ci sia tempo da perdere adesso. Quindi è tutto aperto, così a crudo. Abbiamo delle verdure, melanzane, peperoni, delle capesante, muscoli, gamberi e scampi. Facciamo una salsina velocemente così, un po' di pan grattato, un po' di prezzemolo, un goccino d'olio, un goccino proprio e un po' di sale. Una mescolata così, poi facciamo vedere, viene una salsa piuttosto asciutta, dopodiché versiamo questo composto asciutto sopra gli ingredienti, in questa maniera. Viene un piatto come i locali più blasonati, fatto a casa, è di esecuzione molto semplice. Aggiungiamo un pizzico di prezzemolo e in queste condizioni inforniamo e serviamo direttamente a tavola. Abbiamo fatto la nostra bella figura senza fare tanta fatica, senza doversi ammazzare in cucina con delle cose complicate. Questo è un bel mangiare che porta gli ospiti a pensare chissà cosa si è preparato, invece è tutta roba che si fa velocemente.